caloroso benvenuto a tutte e a tutti alla Vita delle Parole. Oggi parleremo di una delle componenti fondamentali di una parola, vale a dire il suo significato, e di quanto sia ricco e complesso il processo attraverso il quale si formano le nuove accezioni. Prendiamo come esempio la parola macchina, che viene dal latino macchina, che a sua volta è un grecismo. Ecco, macchina è stato usato in italiano per la prima volta, da quel che ne sappiamo, da Manetti, un autore vissuto e operante alla fine del 400. Il suo significato di base, che tutti conosciamo, dato che si tratta di una parola fondamentale dell'italiano, è quello di strumento o congegno costituito da varie parti collegate tra loro. La macchina per fare i gelati, la macchina agricola, la macchina industriale, la macchina da scrivere con cui si battevano le tesi di una volta, le tesi di laurea. E fin qui è tutto normale, siamo più o meno nella semplice continuazione, più articolata, magari legata alle nuove realtà tecnologiche del mondo moderno, del significato latino di macchina e della sua eredità. Ma l'esplosione dei significati che la parola ha avuto poi in italiano nasce per una serie di metafore e di estensioni. Per esempio, tutti usiamo macchina per automobile, in contesti come, che ne so, la macchina rossa mi ha superato al semaforo, e attenzione, nel primo Novecento, prima di indicare l'automobile, la macchina indicava la bicicletta. E non è certo finita qui. Chi agisce in modo meccanico, automatico, senza pensare è una macchina, no? Il lavoro lo ha ridotto ad una macchina, Maradona era una macchina da gol, ma è una macchina anche un'organizzazione complessa come la macchina elettorale, per esempio, del Ministero dell'Interno. E infine, naturalmente, ci sarebbero altre decine di significati